La binna e il boxcorer sono due strumenti meccanici a gravità calati in mare attraverso un verricello in un punto prestabilito per campionare la parte superficiale dei sedimenti marini e analizzarli successivamente in laboratorio. Oltre all'analisi delle caratteristiche chimiche e fisiche del sedimento, la benna consente anche lo studio degli organismi bentonici, cioè degli animali marini che vivono a stretto contatto con il fondo, perché è in grado di preservare l'integrità del sedimento prelevato. Questo tipo di campionamento, tuttavia, non è particolarmente adatto per lo studio delle caratteristiche chimiche e fisiche degli strati più profondi del materiale recuperato. Per consentire questo tipo di analisi è utilizzato il boxcorer, che ha una capacità di penetrazione maggiore rispetto alla benna. L'apertura laterale, presente sulla scatola di raccolta, permette a geologi e chimici di studiare l'eventuale presenza di stratificazioni verticali e descrivere le variazioni fisiche e cromatiche o i cambiamenti nella struttura del sedimento. La successiva analisi in laboratorio dei campioni prevede lo studio delle caratteristiche tessiturali del sedimento e la ricerca di contaminanti chimici storici e persistenti come metalli, residui di pesticidi e diossine e di nuovi contaminanti emergenti come antibiotici e prodotti farmaceutici. Gli animali prelevati dal sedimento sono identificati dai ricercatori tassonomi per stimare la biodiversità delle diverse aree campionate e utilizzare le comunità bentoniche come indicatori di eventuali perturbazioni ambientali di origine antropica o naturale.